Sto registrando. No, io sto registrando. Già. Dietro le quinte. Ragazzi, adesso diciamo la verità. Solo trasparenza. Allora, tra gli ascoltatori di Hello Australia ci sono tante ragazze e donne che vogliono sapere come sono i ragazzi e gli uomini australiani. I famosi surfisti, diciamo. Esatto. Questo stereotipo. Sì. Raccontaci un po'. I famosi surfisti biondi, ne ho visti pochi, solo a Bondi Beach per il momento. In giro non è che ce ne sono tanti. No, nel senso, nella city non è che vanno tutti in giro con la tavola da surf, è comunque una città. E sì, diciamo che sono carini, però secondo me, io sono sempre... dalla parte degli italiani, nonostante questo, nonostante sia in Australia, tipo per i ragazzi italiani, perché sono più calorosi e meno timidi e forse hanno qualcosa in più da dire. Okay. Quindi, poi diciamo che per il momento un australiano non l'ho ancora incontrato, quindi... È un punto di vista molto interessante. Dovrei trovare adesso un ragazzo australiano che ci racconta com'è il mondo femminile, il panorama australiano. Quindi se qualcuno ci sente e vuole farsi intervistare, contattatemi, fateci sapere. Ma sicuramente secondo me per i ragazzi italiani le ragazze australiane sono molto più disinibite delle italiane. Già solo guardando come si vestono, però non so come siano le ragazze australiane. Sei riuscita a fare amicizia con i tuoi colleghi di lavoro, gente madrelingua con cui passi del tempo assieme, uscite? Gli australiani sono aperti a fare nuove amicizie? Non credo a fare nuove amicizie, sono aperti, sono ospitali, ma secondo me non vanno più in là nel conoscere una persona. Secondo me si limitano un po' più, ho colleghi australiani dove parliamo, scherziamo, mi raccontano, ma non troppo, e preferiscono magari uscire con i loro amici. Sì, siamo usciti qualche volta, ma perché si organizzava un po' tutti insieme, e essendo un ristorante messicano ci sono molti ragazzi del Sud America, quindi forse siamo molto più simili da quel punto di vista, siamo un po' più latini e quindi... Si organizzavano le varie uscite anche per questo motivo, per stare tutti insieme e andare a ballare, festeggiare qualche partenza. Questo è il tuo momento, vuoi salutare qualcuno da casa? Ciao mamma!